Il conflitto si concluse ufficialmente nell'843 con un accordo a Verdun, nell'attuale Francia. Un accordo con il quale i tre fratelli si spartivano i territori dell'impero carolingio. A Lotario fu assegnato il Regno d'Italia, con l'aggiunta dei territori compresi tra i fiumi Reno e Loira. Ludovico il Germanico ebbe il Regno di Germania, Carlo il Calvo ebbe il Regno di Francia. L'impero, diviso in tre regni indipendenti, non esisteva più. La suddivisione, sancita dal Trattato di Verdun, doveva essere, nelle intenzioni dei suoi firmatari, solo amministrativa, in quanto l'impero restava formalmente unito sotto la figura di Lotario, che conservava il titolo di imperatore. In realtà fu una suddivisione effettiva, perché Lotario, che pure era imperatore, non aveva alcun potere al di fuori del suo regno. Ulteriori suddivisioni ereditarie intervennero alla sua morte. Un tentativo di riunificare i regni d'Italia, Francia e Germania fu compiuto da Carlo il Grosso nell'884, ma si trattò di una riunificazione effimera. Infatti, l'aristocrazia locale, quella a cui Carlo Magno aveva affidato il governo delle diverse aree amministrative in cui era stato suddiviso l'impero, aveva iniziato a rendersi autonoma dal potere centrale, governando in piena autonomia i territori che le erano stati affidati. Il potere imperiale doveva inoltre fare i conti con le incursioni di nuovi popoli provenienti dal nord, i Normanni, dall'est, gli Ungari e dal sud, i Saraceni. Carlo il Grosso, senza l'appoggio dell'aristocrazia locale, non fu in grado di affrontare questi problemi e fu costretto ad abdicare nell'886. Con la sua morte, la dinastia carolingia si estinse.